Portate ciò che siete e non ciò che avete. Nel mandare i suoi discepoli in missione, Gesù rivolge a loro l'invito di pregare perché il Signore mandi operai nella sua messe e nel loro invito a portare la pace nella leggerezza di chi porta il messaggio nel proprio cuore. Dal Vangelo secondo Luca. Il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Aumenta il numero di discepoli mandati a preparare l'arrivo di Gesù. Sono segno della Chiesa che prepara l'incontro con Cristo. Loro compito non è quello di convincere, ma di preparare i cuori a questo incontro personale con Gesù. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La prima e più importante raccomandazione è quella della preghiera. Una preghiera che abbia come scopo quello di far crescere il numero dei discepoli. C'è un raccolto abbondante e sono necessarie persone disposte a lavorare in questo campo che è il mondo intero. Compito del discepolo è quindi quello di creare altri discepoli. Ma come? Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. C'è qui una leggerezza e una povertà che diventa indispensabile. Non è solo un invito a non contare sulle ricchezze, ma a rivedere quello che uno è. Se nonostante i lupi e la mancanza di mezzi il Signore ci manda nel mondo, significa che abbiamo già in noi tutto quanto ci serva. Il non aver nient'altro con sé indica una fiducia che Gesù ripone in tutti coloro che si mettono al servizio per il Vangelo. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Primo e più importante dono è quello della pace. Un dono fatto con gratuità che può essere accolto o rifiutato. Ma anche quando questo dono venga rifiutato, esso non viene disperso e ritorna sulla persona. Anche l'essere rifiutati fa parte del discepolo di Gesù che non perde la pace che Dio gli ha donato in Gesù. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Si sottolinea di accettare quello che ci viene dato, ma non è solo una questione di cibo o di alloggio. Significa accettare le persone per quello che sono e possono darti. Senza covare in noi il rancore di non essere capiti e senza portare avanti la pretesa di voler cambiare la testa delle persone. Il discepolo di Gesù ha il compito, portando la pace, di preparare la persona ad incontrare il Signore. Cambiare le persone, convertirle, non è compito mio, ma solo e soltanto di Dio. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Il discepolo prolunga nella propria vita la presenza e l'azione stessa di Gesù, contrastando il male ovunque esso si presenti, annunciando che Dio è vicino alla vita e alla condizione di chiunque. Vuoi accoglierlo anche oggi nella tua vita? Sei disposto a ricevere il rifiuto e non essere capito?